Amici sportivi, appassionati di hockey su ghiaccio, ma soprattutto tifosi dei FAS Falcons, un cordiale benvenuto a tutti voi. Naturalmente, come vi avevamo promesso, siamo partiti, stiamo partendo, e in pratica questa è la trasmissione pilota, la trasmissione numero zero, per così dire, di questo nuovo contenitore dedicato all'hockey su ghiaccio, dicevamo soprattutto dedicato ai FAS Falcons, dal nome Face Off. Buongiorno Mattia De Silvestro. Buongiorno, benvenuti anche da parte mia. Quindi con il sottoscritto ci sarà sempre Mattia con me a condurre questa trasmissione. L'abbiamo fortemente voluta, l'abbiamo preparata e adesso speriamo di poter realizzare questo nuovo contenitore che speriamo possa essere cosa gradita per tutti voi tifosi. Esatto. Abbiamo messo insieme questa nuova trasmissione, speriamo che vi piaccia e vi possa allietare, diciamo, alcuni momenti per tenervi aggiornati sul FAS Falcons e sull'hockey, sul mondo dell'hockey in generale. Certamente sì, Mattia, prima di partire ufficialmente per questa nuova trasmissione, direi che possiamo mandare la sigla di Face Off. Ritorniamo nuovamente in studio dopo aver visto quella che sarà la sigla che ci accompagnerà per tutto il resto della stagione per questo nuovo appuntamento con l'hockey su ghiaccio. Non possono mancare naturalmente i ringraziamenti soprattutto alla società, alla dirigenza che ci ha supportato, ci ha quest'estate anche sopportato, vero Mattia? Perché ci siamo imposti per fare questa trasmissione, ma la società è stata subito d'accordo, ci ha subito supportato. Un ringraziamento particolare al presidente Roberto Ongari, tutti gli sponsor del nostro sodalizio che ci stanno affiancando e che ci credono fortemente. Vorrei ringraziare anche Armando, Mick e Claudio De Silvestri, il papà di Mattia, per l'allestimento e la scenografia dello studio. Li ringraziamo davvero di cuore. Naturalmente non possono mancare le nostre preziosissime responsabili dell'ufficio, Sabina e Sara, anche loro a supportarci sempre per ogni nostra richiesta. Sì, esatto, mi accodo anch'io a ringraziamenti prima di tutto alla società che fin da subito ha creduto al nostro progetto, e quindi un grosso ringraziamento, e appunto alla bravura e alla maestria di questi artigiani che ci hanno costruito questo bel studio che è venuto veramente bene, e soprattutto l'hanno fatto in tempi record, diciamo. E naturalmente chiederemo a voi se siete favorevoli, se vi piace o se c'è qualche cambiamento da fare in corso d'opera. Noi naturalmente siamo pronti ad ascoltare anche le vostre considerazioni, i vostri suggerimenti. Esatto, e appunto anche io mi accodo al ringraziamento verso le nostre fidatissime segretarie, che senza di loro, diciamo, fanno un gran bel lavoro nella società, e bisogna riconoscerlo. Certamente sì, e naturalmente un grazie ancora di cuore alla società. Allora Mattia, prima di partire ufficialmente, vogliamo illustrare a tutti i nostri ascoltatori e coloro i quali sono in visione con noi in questo momento come si articoleranno le puntate. Quest'oggi siamo partiti un po' così, c'è anche un po' di imbarazzo iniziale, non v'è ombra di dubbio, anche da parte nostra, la novità, quindi stiamo proseguendo un po' a braccio, per così dire, stiamo navigando a vista. Però nelle prossime puntate avremo una scaletta ben precisa, possiamo già illustrare a grandi linee come si articoleranno tutti i vari contenitori. Esatto, sì. Diciamo, come hai detto, c'è un po' di imbarazzo iniziale, ma ci può stare. No? Anche perché tu di solito sei solo dietro al microfono e raramente dietro la telecamera,
Io addirittura mi sento a disagio anche solo dietro al microfono della radio, quindi pian piano ci faremo le ossa e diciamo saremo un po' meno arrugginiti, ecco. Certamente sì, avremo ospiti naturalmente nel corso delle varie puntate, avremo un ospite, magari anche due, ma certamente un ospite che ci affiancherà e che ci diciamo, illustrerà, perché sarà un ospite tecnico dedicato principalmente a ragionamenti tecnici, quindi sarà o un giocatore o un coach o un tecnico dello staff della società che ci affiancherà e ci illustrerà strada facendo quello che succede dal punto di vista della prima squadra e naturalmente anche delle giovanili, perché parleremo anche di giovanili, non solo di Alps o di Serie A, ma anche di giovanili, e daremo sicuramente grande spazio. Quindi si susseguiranno nel corso delle trasmissioni diversi ospiti. Avremo gli highlights, vero Mattia? Avremo anche highlights delle partite, delle ultime partite che vengono disputate dalla squadra maggiore e naturalmente anche i commenti tecnici. Esattamente, sì. Lo scopo principale è avere con noi tanti ospiti, principalmente della squadra senior, diciamo, però ovviamente anche ospiti non meno importanti, che sono quelli legati al mondo delle giovanili e dell'hockey falsa in generale. Quindi lo scopo è questo: avere tanti ospiti, averli qui con noi. Come se fosse una chiacchierata quando ci si ritrova in giro per il paese o al bar dello stadio, insomma, per farvi sentire, diciamo, come se fosse a casa vostra, come se potreste parlare con un membro della prima squadra, stando comodamente a casa vostra e guardando il video su YouTube. Ecco, lo scopo è questo. Avremo giocatori, naturalmente, ma anche giocatori delle giovanili, perché vogliamo dare spazio, conoscenza anche a quelli che potrebbero essere, che saranno le nuove leve e i nuovi futuri campioni dei Fassa Falcons. Statistiche, naturalmente ci saranno anche le statistiche, analizzeremo come stanno andando le cose in quei precisi momenti. Per quel che riguarda la statistica generale del campionato, ma anche nel dettaglio della Fassa, quindi anche classifiche delle giovanili, non solo della prima squadra, dicevamo, e le varie statistiche andando a conoscere bene quelli che sono i nostri giocatori. Mattia, poi avremo anche altro, naturalmente, ci studieremo anche altre cose nel corso delle trasmissioni e quindi potremo avere anche delle sorprese in corso d'opera. No, appunto, assolutamente lo scopo è quello di entrare nel mondo dei Fassa Falcons in tutte le sue sfaccettature, no? Dal lavoro più piccolo a quello che può sembrare, diciamo, il lavoro più grande, e quindi appunto lo scopo è di portarli dentro la grande famiglia dei Fassa Falcons. Detto questo, come prima trasmissione pilota, direi che abbiamo detto tutto. Più o meno, dalla prossima settimana partiremo ufficialmente con le trasmissioni, Covid permettendo, vero Mattia? Perché pensate che sinora sono state, posticipate, annullate prima, recuperate poi, più o meno 50 partite da inizio stagione per quel che riguarda la Alps Hockey League. Adesso piano piano si sta recuperando, si sta cercando di tornare, come uso dire io spesso, in linea di galleggiamento per riportarsi alla pari con il programma del campionato. Naturalmente siamo sotto la spada di Damocle per quel che concerne la situazione pandemica. Noi non possiamo sapere come sarà da qui ai prossimi mesi. È un dato di fatto che l'impegno da parte della Federazione Internazionale del campionato transnazionale che coinvolge Italia, Austria e Slovenia è a tutte le intenzioni di continuare e di andare fino alla fine, quindi disputare anche i playoff. È un dato di fatto che se non fosse possibile, quantomeno arrivare alla stagione, alla fine della stagione regolare, vero Mattia? Arrivare alla fine della stagione regolare
sia nel campionato italiano, se non si dovessero disputare a gennaio, ma io credo che a questo punto si potranno anche disputare, se non si potessero disputare le semifinali e la finale, decretare il campione d'Italia alla fine della stagione regolare, quindi in quel momento chi è primo automaticamente sarebbe campione d'Italia, e la stessa cosa dovesse avvenire anche nell'Alps Hockey League, non disputando la parte conclusiva, la terza ed ultima fase, vale a dire quella dei playoff, cercare quantomeno di aver terminato la stagione regolare per dare un po', diciamo, di fattezza a quella che è la stagione, decretando il campione in quel momento. Sono queste un po' le intenzioni, se non sbaglio, della federazione. Sì, esatto. La situazione è quella che è, la conosciamo bene, è difficile politicamente a livello di vita sociale e tutto, e allo stesso momento è molto difficile per il mondo dello sport, e si sta agendo per tutto la stessa maniera, ovvero quella di agire giorno per giorno e vedere come va la situazione e l'evolversi di questa situazione virus. Quindi al momento si cerca di, con tutte le misure di sicurezza, di fare più partite possibili, e come abbiamo visto appunto molte sono state rimandate per... Ne sono già state recuperate abbastanza, sì. Ma ben 50, se non di più, sono state annullate dalla loro data originale, e poi pian piano stiamo appunto recuperando. Esattamente, sì. Si va avanti giorno per giorno, e sperando appunto di poter arrivare fino alla fine del campionato. Bene, naturalmente, anche se questa è una trasmissione pilota, comunque avremo degli highlights. Gli highlights che riguarderanno l'ultima partita che il FAS ha disputato. Si sono infatti giocati l'altro ieri sera, giovedì, due match di recupero, guarda caso. Uno ad Alba di Canazei, la Fassa ha ospitato il Renon, e il Lubiana che ha giocato contro il Kitzbühel. Allora, continua, intanto prima di mandare gli highlights incentrati proprio sulla partita, un po' di dettaglio tecnico: continua il dominio dei Rittner Puam sui Fassa Falcons, purtroppo. Per la 16ª volta consecutiva da quando è stata istituita la Alps Hockey League, il team di Collalbo ha superato i Ladini, questa volta per 4-3. Un match dai più volti, chi ha seguito la nostra diretta ha avuto modo anche di sentire, con il Fassa che per poco ha sfiorato anche il parziale del pareggio nel corso dei 60 regolamentari, dopo che un buon Renon si era portato alla fine della seconda frazione sul parziale di 4-1. Tre punti d'oro per il team di coach Eskenen, che supera nella classifica della Alps Hockey League proprio il Fassa, il rivale di serata, portandosi al 12° posto e raggiungendo nel contempo per numero di punti il Gerdeina a quota 14. E per il Renon un doppio debutto in pista, il difensore finlandese ex Kitzbühel Lasse Uusivirta, nel ruolo di backup invece il goalie Luke Cavallin. È un match che ha avuto riflessi anche nella Italian Hockey League, vale a dire nella Serie A, con il Renon che ha seminato purtroppo proprio il Fassa e si è portato al terzo posto nella classifica di Serie A, superando anche il Cortina. Un passo importante, e bisogna sottolinearlo, verso la qualificazione alle semifinali scudetto della Serie A. Questo per quanto concerne appunto il campionato italiano, poi entreremo nel dettaglio con risultati e classifica. Nell'altro match, sempre di giovedì sera, l'altro ieri, il Lubiana non ha fatto sconti proprio al Kitzbühel. Di ritorno i Draghi Verdi al gioco dopo due sconfitte contro il Brunico e un periodo di pausa dovuto proprio al Covid nella Alps Hockey League. I Draghi Verdi si sono rimessi decisamente in corsa verso il primo posto con un perentorio appunto 9-2 nei confronti del Kitzbühel, tra resto doppiette per Droz, Zimsar e Koren. Di questo ne parleremo dopo, ma per il momento spazio agli highlights della partita Fassa Rittner Puam dell'altro ieri sera.
Thank you.
sta insistendo perché ci sono sei uomini sul ghiaccio, ha fatto colpo di Hunter, ancora Emerson, ancora Hoffman, la confusione del traffico, la e ritorniamo in studio. Ci siamo visti dunque gli highlights, abbiamo visto come sono andate le cose l'altro ieri sera, non bene purtroppo, anche se il Fassa, come avete visto, è andato vicinissimo in più circostanze al possibile pareggio nei 60 minuti regolamentari, così non è stato. Il Renon che continua a rimanere un po', Mattia, la bestia nera del Fassa, 16 sconfitte consecutive, l'ultima vittoria del Fassa che è datata ormai 2016 nei confronti dei Ritner Puam, rimane sempre questo periodo negativo con i Ritner Puam che anche ieri sera, nonostante le difficoltà, sono riusciti a portare a casa tre punti importanti. Ah sì, esattamente, il Renon rimane sempre, diciamo, la bestia nera del Fassa, e in trasferta con l'Alba è sempre molto molto difficile. Qua allo Scola, diciamo che gliela si fa sudare un po' di più, è difficile comunque stare dietro a una squadra come il Renon, perché nonostante anche i tagli magari che ha subito quest'anno un po', diciamo, strutturati rispetto alle passate stagioni, hanno puntato molto sui giovani locali, piano piano stanno inserendo delle nuove pedine. Abbiamo visto il goalie che per il momento svolge il ruolo di backup come Cavallin o Cavallen, se andiamo a vedere dal punto di vista francofono, visto che è un italo-canadese, ma Luke Cavallin di aiuto a Hannes Treibenreif, e poi l'innesto di Lasse Uusi Virta, un finlandese voluto da Eiskenen, suo connazionale e coach dei Ritner Puma, lo ha voluto fortemente perché lo scorso anno, tra il resto, in 42 partite ha totalizzato la bellezza di 46 punti, frutto anche di 15 gol, quindi un difensore con il vizietto del gol, e l'abbiamo visto ieri sera inserito molto bene da subito nel contesto tecnico del Renon. Sì, appunto, il Renon questa stagione è partito un po' di più affidandosi ai giovani, e adesso pian piano stanno iniziando a ingranare, hanno deciso di rinforzare un po' la squadra, e anche se comunque era già forte sulla carta. In avanti poi il duo Sharp-Tudin che danno sempre grandi garanzie. Esatto, anche se comunque iniziano ad avere i loro anni di esperienza e di tanti anni, diciamo, di hockey alle spalle, però comunque sono sempre una garanzia nonostante l'età, ecco. Fassa, io ho detto ieri sera, chiedo scusa, l'altro ieri sera, Mattia, in cronaca diretta, una partita dai tre volti, la prima di sostanziale equilibrio, possiamo dire, rotta solo a 3 secondi dalla fine con il gol di Sharp in superiorità numerica, ma diciamo che sostanzialmente lo 0-0 sarebbe stato più uno specchio fedele, visto che le due squadre si erano affrontate a viso aperto. Secondo tempo decisamente a favore del Renon, un secondo tempo sul quale i Ritner Puma hanno costruito la loro vittoria, e un terzo tempo di recupero tutto di marca o quasi Fassana, con il 3-4 di Hermansson, una delle sue solite legnate, anche Hermansson difensore con il vizietto del gol, perché piacevole sorpresa questa di Mons che oltre a supportare le folate offensive da dietro del Fassa, porta il suo contributo anche nel senso di gol pesanti. E dopo il gol di Hermansson a 5 minuti alla fine c'era il tempo per poter recuperare, ci sono state le occasioni, non ce l'ha fatta per un soffio, ma diciamo che tutto sommato comunque il Fassa è andato vicino alla possibile vittoria. Un tuo commento su questo, e poi passiamo alla classifica aggiornata proprio della Serie A dopo questa partita che penalizza un po' il Fassa. Sarebbe stato fondamentale vincere l'altro ieri sera,
ma comunque ladini che sono ancora in corsa decisamente per entrare nelle quattro. Mattia, un tuo commento? No, come hai detto, nel primo tempo c'è stato molto equilibrio, entrambe le squadre diciamo non hanno creato azioni molto pericolosissime e il Renone è riuscito a passare in vantaggio appunto a pochi, a 3 secondi dalla fine in power play, anche un po' su un'azione un po' fortunata col disco che si è ritrovato lì, Sharp davanti a porta, che ha saputo insaccare. Nel secondo tempo abbiamo faticato parecchio, abbiamo fatto degli errori in fase difensiva che sono costati cari, quei 3-4 minuti in cui il Renone ha segnato 2 gol che li ha fatti portare sul vantaggio di 3 gol per 4-1. Poi però appunto nel terzo tempo il Fassa è entrato parecchio deciso, parecchio carico e ha fatto quasi sulla squadra di coach liberatore la partita nel corso del terzo tempo, perché mi sembra siano stati fatti 14 tiri a 4 per il Fassa, quindi chiamiamolo pure un assedio, e ci è mancato davvero poco ad arrivare al pareggio e... sì, che non è purtroppo arrivato. Esatto. Matt, dal tuo punto di vista, quanto, sicuramente molto, ma nella chimica del line-up offensivo, quanto ha influito l'assenza di Mizzi? A proposito, per chi non ha ascoltato la diretta, Mizzi, l'infortunio di Mizzi probabilmente è meno grave di quanto si pensava all'inizio, dovrebbe rientrare nell'arco di una settimana, quindi dovrebbe mancare una, massimo 2 partite, dopodiché rientrerà. Ecco, la linea con Tedesco è stata un po' rivoluzionata, ha influito sicuramente molto nell'economia del gioco, anche ai fini del risultato finale, l'assenza di Mizzi. Ricordiamo che è rientrato anche un Leonardo Felicetti, non al meglio della condizione dopo la brutta botta subita sabato scorso contro l'Asiago, è rientrato anche Andrea Ploner. Diciamo che piano piano l'organico comincia a essere completo, però l'assenza di Mizzi è stata, sotto certi punti di vista, piuttosto pesante. No, beh, appunto oltre diciamo all'avversario che già era tosto in sé, Corsi Liberatore appunto ha dovuto fare delle accortezze al line up con l'assenza di Mizzi, e ha dovuto un pochino diciamo rivoluzionare inserendo Alfeo, De Luca. Esatto. Assieme a Schiavone e Tedesco. Oltretutto ha dovuto anche rivoluzionare la partita in corso, perché nel terzo tempo Schiavone subiva insomma un dolore alla schiena e quindi sì, non ha potuto giocare. Tra l'altro in bocca al lupo anche a Davide, perché ha giocato davvero in condizioni meno amate nel terzo tempo. Esatto, si vedeva già nel primo e secondo tempo che non era al massimo della forma fisica, appunto per questa schiena che gli dà fastidio. E difatti alle prese anche con gli antidolorifici. Esatto, e appunto nel terzo tempo non ha potuto giocare, e quindi Corsi Liberatore ha di nuovo dovuto rivoluzionare le linee, e quindi non semplice. Nonostante ciò, la squadra comunque ha saputo reagire e fare un buon terzo tempo, e permettimi appunto di aggiungere la prestazione di ieri sera di Leo Felicetti, che ha faticato ieri sera, ma comunque considerando la botta e considerando soprattutto il grande spavento, ha saputo giocare comunque con decisione e grinta, ecco. Bene, allora Mattia, siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Veniamo dopo le partite di giovedì scorso alla classifica aggiornata della Serie A. Al comando l'Asiago con 19 punti, al secondo posto Ritner Puam e Valpusteria quota 13, al quarto troviamo il Cortina con 11 punti, in quinta posizione il Fassa Falcons quota 7, Gardeina 6, chiude la classifica il Vipiteno con 3 punti.
Veniamo invece ora alla classifica generale della Alps Hockey League. Al comando il Salisburgo a quota 29, Valpusteria 26, Olimpia di Lubiana 24, Jesenice e Lustenau 20, Supermercati Asiago Hockey 19 in coabitazione con il Bregenzerwalde, a quota 17 il Feldkirch, con 15 punti Cortina e Kitzbühel, 14 Gerdeina e Renon, 13 Fassa Falcons, 10 Vipiteno, Klagenfurt a quota 4 in ultima posizione a chiudere la classifica il Linz con 2 punti. E con questo è davvero tutto. I Falcons, ricordiamo, torneranno sul ghiaccio il giorno di Santo Stefano, il 26 di dicembre all'Olimpico di Cortina, mentre il 28 ospiteranno allo Scola alle ore 19:30, ormai come di consuetudine, il temibile Lubiana. Dunque, caro Mattia, siamo arrivati alla chiusura di questo primo appuntamento con Face Off, il contenitore, ricordiamo, dedicato all'hockey su ghiaccio, ma soprattutto al mondo dei Fassa Falcons. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Se vorrete, l'appuntamento è rinnovato a sabato prossimo, ancora una volta a mezzogiorno, e naturalmente vi aspettiamo. E come sempre, forza Fassa! Ciao a tutti! Saluto anche da parte mia e ci vediamo sabato prossimo.